Dunque ragazzi, nell'ultima lezione abbiamo cominciato a studiare le leggi che governano il comportamento degli asset. Riassumo brevemente che cosa abbiamo detto nell'ultima lezione. La prima cosa, abbiamo ricordato le caratteristiche dello stato gassoso, particelle montane disordinate che occupano tutto il volume a disposizione. Lo stato gassoso è caratterizzato dal fatto di non avere né forma né volume. Poi abbiamo definito una caratteristica tipica dei sistemi gassosi. I sistemi gassosi esercitano una pressione, come vedremo nel corso della lezione di oggi. La pressione, che non è altro una forza per unità di superficie, è dovuta alla somma degli impulsi, degli urti, delle particelle che per effetto della loro variazione di quantità di moto generano degli impulsi sulle pareti del recipiente, generando così la pressione. Lo vedremo nella parte finale di questa lezione qui. Abbiamo definito la pressione tramite, rievocando l'esperimento fatto da Evangelista Torricelli con le canne barometriche, e abbiamo visto che la pressione esercitata dalla colonna d'aria che va dal livello del mare fino all'alta troposfera è equivalente alla pressione esercitata da una colonna di mercurio alta 760 mm. Abbiamo visto che l'altezza di questa colonna a seconda della giornata è variabile, e ce lo siamo spiegati perché? Perché fra i costituenti dell'atmosfera c'è il vapore acqueo. La quantità di vapore acqueo che è presente nell'atmosfera è variabile, il vapore acqueo pesa meno dell'aria, quindi più umida è la giornata, più vapore acqueo c'è, meno pesa la colonna d'aria, più bassa è la pressione. E poi abbiamo visto come questo esperimento poteva essere replicato anche con fluidi più di uso comune del mercurio, quale ad esempio l'acqua oppure il vino rosso come fece Pascal. L'unico problema è che c'era bisogno di canne barometriche molto molto lunghe, superiori come lunghezza a 10 metri, perché abbiamo anche visto che la pressione esercitata da una colonna d'aria che va da qui all'alta troposfera, la pressione esercitata da una... L'inizio della lezione è sempre difficile. La pressione esercitata da una colonna di mercurio alta 760 mm è uguale alla pressione esercitata da una colonna d'acqua alta 10 mm. E ci siamo spiegati questo fatto considerando che il rapporto che esiste tra la densità del mercurio e la densità dell'acqua è proprio pari al rapporto che esiste tra le altezze delle colonne, circa 13,5 oggi. Poi abbiamo considerato che il comportamento di tutti quanti i gas può essere approssimato molto ragionevolmente da un modello di gas perfetto. Cioè, cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto che tutti quanti i gas, purché si trovano lontani dalle condizioni in cui avviene la condensazione del gas, si comportano più o meno tutti quanti alla stessa maniera, secondo questo modello del gas perfetto. Quali sono i presupposti di questo gas perfetto, di questo modello? Sono che le molecole sono puntiformi, cioè non hanno volume proprio, cioè che il volume delle molecole è trascurabile rispetto al volume del recipiente che contiene l'aereiforme, e che le interazioni tra le varie molecole siano praticamente nulle. Poi abbiamo visto che le grandezze che governano il comportamento dei gas essenzialmente sono quattro. Queste sono la temperatura, la pressione, il volume del recipiente che contiene l'aeriforme, che contiene il gas, e la quantità di gas che è presente nel recipiente. Come misura della quantità di materia, della quantità di gas, abbiamo detto meglio che prendiamo il numero dei moli piuttosto che la massa. Perché? Perché lo vedremo un pochettino più avanti, perché col numero di moli ci si può ragionare in maniera più utile, come vedremo fra un pochino. E poi abbiamo terminato la lezione scorsa illustrando la legge di Boyle. La legge di Boyle che cosa ci dice? Ci dice praticamente che pressione, volume a temperatura e numero di moli costanti
sono inversamente proporzionali tra di loro, cioè che il loro prodotto è uguale ad una costante. Questa legge ha come rappresentazione grafica un'iperbole equilatera, cioè una curva che è asintotica sia all'asse delle ascisse che all'asse delle ordinate, e a seconda della temperatura alla quale ci troviamo, cosa varia? Varia semplicemente l'iperbole, cioè se l'iperbole si trova più in basso o se l'iperbole si trova più in alto. Abbiamo anche visto che se si va a diagrammare il volume in funzione dell'inverso della pressione, esce una bellissima retta che passa praticamente per l'origine degli assi. E al variare della temperatura che cosa varia? Varia semplicemente la pendenza di queste rette. Adesso vediamo un po' con le altre leggi che regolano il comportamento dei gas. Dunque, abbiamo detto che la cosa più sensata da andare a fare per capire un pochettino come queste le relazioni che legano queste quattro variabili è quella là di andare a dire: teniamo le due costanti, facciamo variare le altre due. Poi, quando abbiamo esaurito, diciamo così, tutte quante le possibilità, le facciamo variare tutte quante insieme e traiamo, diciamo, una legge che mi dà, in linea generale, il comportamento dei gas, mi descrive in linea generale il comportamento dei gas. Allora, una l'abbiamo già vista, la legge di Boyle, in cui noi abbiamo tenuto costanti temperatura e numero di moli, e sono variate pressione. Adesso teniamo costanti la pressione e il numero di moli e facciamo variare il volume e la temperatura. Adesso consideriamo la temperatura misurata secondo la scala centigrada, cioè la scala centigrada è quella scala che ascrive il valore zero alla temperatura di fusione dell'acqua, anzi alla temperatura alla quale l'acqua è in equilibrio, l'acqua liquida è in equilibrio con il ghiaccio, e la temperatura di 100 gradi alla temperatura alla quale l'acqua vapore è in equilibrio con l'acqua liquida. Questo intervallo di temperatura è diviso in 100 parti e ovviamente, diciamo così, tutte le temperature che vengono registrate tenendo presente questi due punti di riferimento. Ci sono anche altre scale, diciamo così, ma quella là più ovviamente utilizzata è quella là anche più semplice, più, diciamo così, logica, è quella lì centigrada. Un piccolo inciso a questo proposito: nei paesi di lingua anglosassone, in particolare negli Stati Uniti, gli americani si ostinano a misurare la temperatura in gradi Fahrenheit. I gradi Fahrenheit praticamente sono, diciamo così, dei gradi tali che la temperatura di 0 gradi è ascritta alla temperatura più bassa che era possibile quando questo signore Fahrenheit fece, diciamo così, organizzò questa scala, e corrispondeva a un meno 17, meno 18, cioè era il punto di gelo di una soluzione acquosa di acqua, ammoniaca e coccata cosa, insomma, non mi ricordo bene. Poi quella era la temperatura, poi praticamente non mi ricordo quale altro punto di riferimento prendeva, la temperatura di ebollizione dell'acqua era 180 e, diciamo così, no, 212 era la temperatura di ebollizione dell'acqua, e praticamente andava a considerare questo intervallo di temperatura fra lo 0 Fahrenheit, la temperatura di ebollizione dell'acqua, divisi in 180 parti, una cosa assolutamente astrusa. Ripeto, gli americani si ostinano a dare, quando danno le previsioni del tempo, danno le, diciamo così, le temperature in gradi Fahrenheit. Ecco, no, la temperatura poi del corpo umano era preso come un altro, diciamo così, punto di riferimento. Una cosa assolutamente assurda. Diciamo che dal punto di vista delle scale, chiamiamole empiriche, la scala centigrada sicuramente è quella lì più, diciamo così, sensata. Allora, quindi andiamo a esprimere praticamente il volume
con la lettera V, volume grande, e la temperatura centigrada con la T piccola. Vedete, non è casuale che usi la T piccola, fra poco vedremo il perché. Allora, noi abbiamo che praticamente i gas, come tutti quanti, diciamo così, gli altri materiali, le altre sostanze che sono presenti in natura, diciamo quasi tutte le sostanze che sono presenti in natura, all'aumentare della temperatura si dilatano. E di quanto si dilatano? Si dilatano secondo la seguente formula. Cioè, se il loro volume alla temperatura di 0 gradi è V con 0, il volume a una temperatura qualunque T diversa dalla temperatura di 0 gradi centigradi è dato dalla seguente formula: V uguale V con 0 che moltiplica 1 più alfa T, dove T è la temperatura centigrada. E alfa è il coefficiente di dilatazione cubica. Quella che io ho scritto qui è una legge che è assolutamente di carattere generale. Diciamo che quasi tutti quanti i materiali seguono questa legge qui, anzi potremmo dire tutti i materiali seguono questa legge qui. C'è qualche materiale un pochettino strano, che questo alfa invece di avere un valore positivo ha un valore negativo. Diciamo che però quando ha dei valori negativi succede sempre qualche fatto strano che spiega il motivo per il quale questo alfa assuma valore negativo. Chiaro? Quindi diciamo così che generalmente all'aumentare della temperatura il volume dei solidi aumenta. Diciamo che vi ho anche spiegato il motivo per il quale il volume dei solidi aumenta. Quando noi abbiamo visto quella curva in cui noi andiamo a riportare la energia potenziale degli atomi legati in funzione della distanza, avevamo una curva che era di questo tipo qui, vi ricordate? Allora noi che cosa avevamo? Avevamo praticamente che, potevo disegnare un pochettino meglio, che all'aumentare della temperatura la distanza media fra i due atomi, fra gli atomi legati, aumentava, e quindi questo si rifletteva praticamente in un aumento delle dimensioni del solido. Cioè praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo che la dilatazione cubica è l'effetto macroscopico di tante dilatazioni lineari microscopiche che si hanno fra i legami, fra le varie singole coppie di atomi. Allora, questo vale anche per i gas, e diciamo per i gas quello che c'è di particolare, che cos'è? Che questo alfa è uguale per tutti quanti i gas. E praticamente, ripeto, purché noi ci troviamo lontano dalla loro temperatura di condensazione, lontano dalle condizioni in cui si realizza la condensazione del gas, il valore di questo alfa è uguale a 1 fratto 273, mi pare 16 o 15, ma non mi ricordo bene. Alcuni testi portano 273.16, alcuni testi portano 273.15. Voi basta che ricordate 273, i decimali li possiamo pure lasciare perdere. Allora, andiamo, diciamo così, a introdurre questa grandezza in questa espressione. Cosa otteniamo? Otteniamo che il volume a una qualunque temperatura diversa da quella dello 0 centigrado è uguale a V con 0 che moltiplica 1 più T fratto 273.16. Allora, facciamo il minimo comune denominatore fra questi due termini che stanno all'interno della parentesi e otteniamo che questo è 273.16, questo 1 diventa 273.16 e qui ci rimane la temperatura centigrada. Adesso se noi poniamo T grande uguale a 273.16 più T, noi potremo scrivere che V con 0, e che V è uguale a V con 0
che moltiplica t fratto 273.16. Va bene? Adesso questa grandezza che io ho indicato con t grande, io la chiamo temperatura assoluta. E ecco, quindi se vi chiedono che cosa è la temperatura assoluta non è altro che la temperatura centigrada a cui voi andate a sommare 273.16. Ma la temperatura assoluta ha un significato più profondo che adesso mi accingo a rappresentarvi. Prima di fare questo, però, voglio, diciamo così, trarre le ultime conclusioni su questa relazione che noi abbiamo scritto. Andiamo a prendere i due termini finali di questa espressione. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo V uguale V con 0 che moltiplica T. Questo 273.16 è, diciamo così, praticamente la temperatura, diciamo così, a cui corrisponde lo zero centigrado. Quindi, se questo noi l'abbiamo chiamato V con 0, cioè volume che ha il gas quando si trova alla temperatura dello zero centigrado, questo lo potremo anche andare a chiamare T con 0. Per cui la forma in cui si ricorda più facilmente, si memorizza più facilmente questa legge, che sarebbe la legge di Charles, è questa qui: V fratto T grande uguale V con 0 fratto T con 0. Cioè, in poche parole, qual è l'assunto di questa legge? È che a pressione numero di moli costante, il volume occupato da un gas ideale, o quindi da un qualunque gas il cui comportamento è ragionevolmente approssimato dal modello di gas ideale, è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta. Va bene? Ci sono problemi? Adesso vediamo un pochettino di capire il significato più profondo della temperatura assoluta, perché detto così pare una pazienza, vabbè, via, alla temperatura centigrada ci sommo 273.16, guardate la temperatura assoluta, diciamo che questa non è una risposta adeguata se vi chiedono che cos'è la temperatura assoluta. Allora, come possiamo capire meglio l'intima essenza, l'importanza di questa temperatura assoluta? L'intima essenza, l'importanza di questa temperatura assoluta, noi la possiamo, diciamo così, capire molto semplicemente. Basta andare a tracciare il diagramma in cui noi andiamo a riportare il volume di un gas ideale in funzione della sua temperatura centigrada. Quindi praticamente noi ritorniamo a questa legge qui, cioè alla legge che, vi ripeto, è di validità generale, cioè che il volume di un materiale, di una sostanza qualunque, è uguale al volume che ha la temperatura di 0 gradi moltiplicato questa espressione qui. Allora, noi che cosa abbiamo? Andiamo a riportare, a costruire un sistema cartesiano. Sull'asse delle ascisse noi andiamo a riportare la variabile indipendente, che è la temperatura centigrada indicata con la t piccola. Sull'asse delle ordinate andiamo a riportare la variabile dipendente, che sarebbe il volume del gas. Adesso, che cosa ci dice questa espressione qui? Ci dice praticamente che alla temperatura di 0 gradi centigradi, alla temperatura di 0 gradi centigradi, quindi in corrispondenza dell'origine dei gas, il volume assunto praticamente dal gas è V con 0. Va bene? La legge che vi riporta l'andamento del volume in funzione della temperatura è ovviamente una relazione di tipo lineare, cioè in poche parole, all'aumentare della temperatura il volume del gas ideale aumenta linearmente. Per capire però l'intima essenza della temperatura assoluta, noi dobbiamo andare nel semipiano delle temperature negative, cioè scendere al di sotto di 0 gradi centigradi. Se la temperatura va diminuendo, ovviamente, e quella legge è sempre valida, noi abbiamo praticamente che l'andamento è sempre rettilineo. Per cui che cosa succederà? Che questa retta incontrerà l'asse delle ascisse in un certo punto. Il punto che ha
ascissa meno 273.16. Adesso, come potete vedere, io ho disegnato l'andamento di questa retta da un certo punto in poi tratteggiato. Perché l'ho disegnato tratteggiato? Perché vi ho detto che il modello di gas perfetto è valido se e soltanto se noi ci troviamo lontani dalle condizioni nelle quali si verifica la condensazione del gas. Ovviamente più bassa è la temperatura, più probabile è che questo gas condensi. Vi ripeto, la temperatura di condensazione dell'elio è bassissima, è meno 269, quella dell'idrogeno è appena un pochettino più elevata. Se prendiamo, che vi posso dire, un gas come l'ammoniaca è meno 17, meno 18, se pigliamo il butano è più 5, più 6. Diciamo, purché noi siamo lontani dalla temperatura di condensazione, questa legge è valida. Quando scendiamo a temperature molto basse sicuramente non sarà più valida. Anche se però, diciamo così, questo modello di gas ideale, quando siamo scesi a temperature molto basse, non funziona più bene. Questo tratto, diciamo così, che noi andiamo a estrapolare di questa retta, di questo modello che oramai non serve più a niente a queste temperature, questa, diciamo così, temperatura che va a individuare quando incontra l'asse delle ascisse, invece ha un significato teorico importantissimo. Perché? Cerchiamo un pochettino di ragionare. Cosa succede a questa temperatura meno 273.16? Alla temperatura di meno 273.16 gas gradi centigradi abbiamo che il volume di un gas ideale quanto diventa? Zero. Il volume di un gas ideale si annulla. Ovviamente questo vi rende conto del fatto che questo è un modello, quindi diciamo così, il modello, vi ho detto centinaia di volte fino adesso in queste due lezioni, è valido soltanto lontano dalla temperatura di condensazione. Quindi qua che siamo a meno 273.16, a una temperatura che per adesso ancora definisco incredibilmente bassa, è chiaro che non è più valido. Quindi praticamente noi abbiamo che il volume del gas ideale si annulla. Direte voi, ma com'è possibile? Se è un fantasma che si smaterializza? Allora, ragioniamoci un pochettino. Per prima cosa, alla temperatura di meno 273.16, tutti i movimenti termici sono azzerati, cioè le particelle sono completamente inerti, così, non si muovono assolutamente. I gas, diciamo così, non si muovono più, quelle là che si trovano allo stato liquido non si muovono più, anche quelle che si trovano allo stato solido, che a qualunque temperatura diversa da meno 273.16 si muovono, vibrano attorno a una posizione di equilibrio, ma comunque si muovono. Arrivare a quella temperatura, tutti i movimenti termici sono azzerati. Direte voi, e vabbè, però sta molecola occupa un volume, quindi non si può smaterializzare. E no. Il modello di gas perfetto cosa prevede? Molecole puntiformi, cioè in poche parole, molecole che non hanno volume. Allora, è chiaro che le molecole non si muovono più. Il loro volume intrinseco della molecola è nullo, perché nella definizione del modello di gas ideale avete detto che il volume è nullo, quindi è la temperatura alla quale il volume di un gas ideale si annulla. Quindi questa già è una cosa, diciamo così, molto interessante. Quindi questa potrebbe essere un'ottima definizione di che cosa rappresenta praticamente questa temperatura. C'è ancora qualcosa di più da dire, è che la temperatura è una grandezza, diciamo così, un po' strana, nel senso che non ci sono limiti alle temperature alte. Cioè le temperature alte possono arrivare anche a infinito, in teoria. Il limite delle temperature alte qual è? È praticamente il limite dei materiali che devono sopportare queste temperature alte. È chiaro che per andare a definire una temperatura molto alta, di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di qualche dispositivo che sia atto a misurare questa temperatura molto molto alta. Ad esempio, si ritiene che sulla superficie del Sole la temperatura sia di miliardi di gradi, qualche cosa del genere, ma non è che una ha mandato una sonda, ha messo un termometro là, quanto è un miliardo di gradi, o un milione di gradi. No, come lo hanno determinato questa temperatura? È semplicemente perché dalla reazione di fusione nucleare che si verifica nel Sole, per effetto della quale
gli atomi di idrogeno reagiscono fra di loro, si trasformano in atomi di elio, andando, diciamo così, a distruggere una parte della loro materia e trasformandola in energia. Si sono andati a fare i conti da quell'energia che si deve sviluppare. Questo è un conto che termodinamicamente si può fare con molta precisione. Se tutta questa energia che viene sviluppata viene utilizzata per riscaldare i prodotti di reazione, che temperatura esce fuori? Esce fuori questa temperatura di qualche miliardo di gradi. Così praticamente viene. Non è che nessuno ha mai, diciamo così, misurato queste temperature. Allora, vi dicevo, praticamente alle temperature alte, teoricamente, non c'è nessun limite. Chiaro, il limite è quello della resistenza dei materiali alle alte temperature. Ma vi ripeto, queste temperature molto alte teoricamente possono essere calcolate. Ovviamente non possono essere riscontrate perché non c'è nessun materiale che permette di riscontrare queste temperature, ma non ci sono limiti teorici alle temperature alte. Invece alle temperature basse un limite teorico ci sta. E qual è questo limite teorico? La temperatura di meno 273.16 rappresenta un limite teorico al di sotto del quale non è possibile arrivare. Perché non è possibile arrivare? È la temperatura alla quale il volume di un gas ideale si annulla. È chiaro? E vi dirò di più. È un limite teorico che non solo non può essere superato, non può nemmeno essere mai raggiunto. È una temperatura assolutamente irraggiungibile. Il motivo qual è? Il motivo è che voi per raggiungere una temperatura bassa, di che avete bisogno? Avete bisogno di un frigorifero praticamente, cioè un qualche cosa che sottrae calore a un ambiente e cede questo calore da qualche altra parte per abbassarne la temperatura. Cioè il vostro frigorifero, il vostro congelatore a casa come funziona? C'è un fluido che evolve là dentro, è praticamente compresso, poi viene riportato a temperatura ambiente, poi lo si fa espandere di colpo, nell'espansione adiabatica abbassa moltissimo la sua temperatura e sottrae il calore all'ambiente che si vuole raffreddare. Poi praticamente questo calore viene ceduto all'ambiente esterno e così praticamente ripetendo questo ciclo tantissime volte riuscite a avere un ambiente in cui la temperatura è più bassa di quell'ambiente o addirittura un congelatore dove la temperatura dovrebbe essere meno 16, meno 18, quello che volete voi. Diciamo che con dei frigoriferi molto molto buoni è possibile andare a liquefare l'aria, cosa che si verifica a meno 200, meno 210, meno 220, e andare a distillare l'aria separandola in azoto, ossigeno e argon, proprio come se fosse un liquido. Chiaro? Adesso l'assunto qual è? Che io per andare a raffreddare la vostra cella frigorifera, il vostro congelatore, io devo sottrarre il calore al congelatore e poi scaricarlo da qualche altra parte, diciamo così, e ci deve essere una sorgente che si trova a una temperatura inferiore a quella lì del vostro congelatore. Chiaro? Cioè, in poche parole, per sottrarre calore a un ambiente che sta a meno 16, io ho bisogno praticamente di un qualcosa che sia a temperatura ancora inferiore a meno 16. Allora, tramite i cicli frigoriferi si portano i fluidi che evolvono nei cicli frigoriferi, queste cose le farete bene, presumo, negli esami di fisica tecnica, vi abbofferanno di queste cose qua, le studierete molto bene, adesso io ve le ho solo accennate un pochettino. Ripeto, cioè, per andare a raggiungere una temperatura voi avete bisogno di una sorgente che ha una temperatura più bassa di quella temperatura onde scaricarci il calore. Adesso, se voi qui non ci potete mai arrivare, se voi praticamente questa è la temperatura più bassa possibile, non avete una sorgente che si possa trovare a una temperatura più bassa di questa qui. Quindi questa temperatura qui non può essere nemmeno mai raggiunta. Cioè, dal punto di vista pratico, lo zero assoluto è una temperatura che è assolutamente irraggiungibile e che viene, diciamo così, definita soltanto in questa maniera. Ciò nonostante, vi ripeto, lo zero assoluto ha un valore teorico importantissimo, perché in effetti il dire che allo zero assoluto il volume di un gas ideale si annulla significa sancire inderogabilmente il fatto che tutti i movimenti termici delle particelle risultano assolutamente spenti a questa temperatura. Chiaro? Va bene? Quindi praticamente è una situazione nella quale il fattore entropico, il fattore disordine,
ha rilevanza assolutamente nulla. Perché? Perché noi abbiamo visto che il fattore entropico S è sempre moltiplicato per la temperatura assoluta. Se la temperatura assoluta è zero, l'unico criterio che funziona allo zero assoluto è quello lì dell'energia. Va bene? Ci sono problemi su tutto quanto detto fino adesso? Va bene. Allora ragazzi, a questo punto, che cosa ci resta? Ci resta andare a vedere che cosa succede quando il volume e il numero di moli sono costanti e si fanno variare pressione, e a questo punto me lo potete anche permettere, la temperatura assoluta, non più la temperatura centigrada. Vedete, diciamo così che io sono abbastanza rigido su questo tipo di formalismo. Con la T grande si indica la temperatura assoluta, con la T piccola la temperatura centigrada. I libri seri di chimica fanno così, perché chiaramente voi T potete indicare qualunque cosa, T sta per temperatura. Però se diciamo non si vuole ingenerare errore, non si vogliono ingenerare dubbi, la T piccola è la temperatura centigrada, la T grande è la temperatura assoluta. Chiaro? E ovviamente la temperatura assoluta, per denotare che sono gradi, che è una temperatura assoluta e non una temperatura centigrada, si indicano in gradi Kelvin, dal nome di Lord Kelvin che diciamo inventò la scala delle temperature assolute. Adesso il grado Kelvin è uguale al grado centigrado, cioè in poche parole ci sono 100 gradi sia Kelvin che centigradi fra la temperatura di fusione dell'acqua e la temperatura di ebollizione dell'acqua. L'unica differenza qual è? È che i gradi centigradi, questa differenza di 100 gradi va da 0 a 100 gradi centigradi. In gradi Kelvin la differenza fra la temperatura di fusione dell'acqua e la temperatura di ebollizione dell'acqua va da 273,16 fino a 373,16, cioè i gradi sono uguali ma sono tutti quanti traslati di questa quantità, 273,16. Allora, voi adesso mi consentite di utilizzare la temperatura assoluta, visto che a questo punto l'ho definita, e diciamo che andando a diagrammare la pressione di un gas a volume e numero di moli costanti, andando a aumentare la sua temperatura in funzione praticamente e andando a determinare la sua pressione, si nota praticamente che segue una legge del tutto simile a quella lì seguita da volume e pressione, cioè come V fratto T uguale a V con 0 fratto T con 0, per quanto riguarda la pressione noi abbiamo V fratto T uguale V con 0 fratto T con 0. Cioè in poche parole la stessa legge è seguita sia dal volume sia dalla pressione nei riguardi della temperatura assoluta. Quindi adesso diciamo così possiamo andiamocele a mettere da parte, perché queste leggi fra poco ci serviranno. Dunque abbiamo detto che a temperatura, a questo punto posso dire assoluta, e numero di moli costanti, abbiamo che pressione per volume uguale costante. Poi abbiamo quindi questi due costanti. Poi abbiamo che a pressione e numero di moli costanti abbiamo che V fratto T uguale V con 0 fratto T con 0. Quindi abbiamo che il rapporto V fratto T è uguale a una costante. Vedete, qui possiamo anche scrivere PV uguale P con 0 fratto P con 0, la stessa cosa assolutamente. Poi abbiamo che a volume e numero di moli costanti, cioè tutti questi qua sono costanti, noi abbiamo che P fratto T è uguale a P con 0 fratto T con 0. Cioè praticamente che il rapporto P fratto T è una costante. Va bene, per adesso abbiamo messo una serie di punti fermi. Andiamo a vedere ancora
diciamo così, le relazioni che si verificano fra due di queste grandezze che non abbiamo ancora fatto capire. Quali sono queste due grandezze? Sono praticamente volume e numero di moli, tenendo temperatura e pressione costanti. Allora, quando noi abbiamo praticamente, secondo noi vogliamo andarci a rendere conto di quale relazione leghi il volume dei gas al numero di moli delle gas, dei gas, c'è, diciamo così, di grande aiuto un'osservazione che fece lo studioso Gay-Lussac. Questa roba è sempre, diciamo così, dei primi dell'Ottocento. Cosa osservò Gay-Lussac? Osservò che, seguitemi bene, che se i volumi dei gas che noi stiamo considerando erano tutti misurati nelle stesse condizioni di pressione e temperatura, quindi a parità di pressione e temperatura, lui notò che i volumi dei gas che reagivano fra di loro, così come pure i volumi dei prodotti di reazione, stavano fra di loro in rapporti espressi da numeri interi. Chiaro? Ripeto ancora una volta. Il Gay-Lussac notò che volumi di gas che reagivano fra di loro, misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, stavano fra di loro in rapporti espressi da numeri interi, così come pure anche i volumi dei gas che erano i prodotti di reazione. Allora, detto così, vi può lasciare, diciamo così, un pochettino perplessi. Facciamo qualche esempio. Dunque, il Gay-Lussac che cosa notò? Notò praticamente che se si faceva reagire un litro di cloro che ha molecola Cl2. Gay-Lussac, quando fece queste, diciamo così, queste riflessioni, non sapeva che il cloro aveva molecola Cl2, perché non sapeva nemmeno che cos'era il numero atomico. Voi già sapete che cos'è il numero atomico, già sapete praticamente che la molecola del cloro è Cl2, perché? Perché ci manca un elettrone, allora quelli si mettono assieme in modo da condividere una coppia di elettroni, in modo da realizzare la struttura elettronica del gas nobile che segue. Voi già sapete tutte queste cose, che Gay-Lussac non sapeva proprio niente di tutto questo, è chiaro? Lui che notò? Notò praticamente che un litro di cloro reagiva praticamente con un litro di idrogeno. Questo è un gas, vedete, per dare origine a 2 litri di acido cloridrico, che è anch'esso un gas in condizione normale. Va bene? Quindi lui che cosa trovò? Che se il litro di i volumi del cloro e dell'idrogeno e dell'acido cloridrico erano tutti quanti misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, non importa quali fossero, 1, 10, 100 atmosfere, 1, 10, 100, 1000 gradi, era sempre lo stesso, purché fossero uguali per tutti quanti. Lui che notò? Che un litro di cloro reagiva con un litro di idrogeno per dare origine praticamente a 2 litri di acido cloridrico. Va bene? Facciamo un altro esempio. Notò praticamente che un litro di ossigeno gassoso, sempre nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, un litro, reagiva con 2 litri di idrogeno per dare origine a 2 litri di vapore acqueo. Quindi i reagenti stanno tra di loro 1 a 1, qua stanno 1 a 2, e i prodotti stanno 1 a 2, e qua 1 a 2, e 2 a 2, quindi 1 a 1 praticamente. Vediamo praticamente anche per un terzo, facciamo anche un terzo esempio. Vediamo se reagisce un litro di azoto con idrogeno
Questo reagisce in misura tale che per ogni litro di azoto ci vogliono 3 litri di idrogeno misurati nelle stesse temperature, condizioni di temperatura e di pressione, per dare origine a due litri di NH3. Quindi qua i rapporti quali sono? 1 a 3 azoto e idrogeno, 1 a 2 azoto e ammoniaca e 3 a 2 idrogeno e ammoniaca. Allora, ci fu chi praticamente pensò un pochettino a queste cose. Qua io vi ho portato 3 esempi, ma ne potrei portare anche degli altri. Ovviamente, diciamo così, voi a questo punto mi credete sulla parola, che se vi porto anche degli altri esempi, abbiamo che questa osservazione che fece di Lussac risulta sempre verificata, cioè che volumi di gas diversi, misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione che reagiscono fra di loro, stanno fra loro in rapporti espressi da numeri interi. Chi, diciamo così, fece un'ipotesi che spiegava brillantissimamente questa, diciamo, questa evidenza sperimentale fu il torinese Amedeo Avogadro. Amedeo Avogadro, sembra di ricordare che visse 1779-1859. Amedeo Avogadro torinese, il quale formulò il suo principio di Avogadro, la sua legge di Avogadro, e praticamente sostenne che volumi uguali di gas diversi, purché misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, contengono lo stesso numero di molecole. Chiaro? Adesso voi dite, vabbè, grazie, il numero di Avogadro ce l'hai spiegato, però praticamente Avogadro non le sapeva tutte quante queste cose qua. Beh, tenete presente che per semplicità didattica io preferisco partire dalla struttura dell'atomo, cioè preferisco partire dalle leggi sperimentali che diciamo le leggi fondamentali della chimica, Lavoisier, Proust e proporzioni multiple, poi passare alla struttura dell'atomo, poi praticamente mostrarvi, diciamo così, perché si formano certe molecole per raggiungere praticamente situazioni di maggiore stabilità, e poi andiamo a vedere tutte quante le altre cose. Vi ripeto, tutti gli esperimenti che sono alla base della struttura dell'atomo sono roba dell'inizio del Novecento, quindi tutte quante queste scoperte qui sono state fatte quando uno l'atomo non aveva nemmeno l'idea come era fatto, è chiaro, quindi non sapeva nemmeno che c'erano degli elettroni, dei protoni, il numero atomico era una cosa assolutamente sconosciuta, la massa atomica era conosciuta, il numero atomico non era conosciuto. Quindi tutte queste cose che potrebbero sembrare delle banalità, invece all'epoca erano tutte quante delle grandi scoperte. Quindi col suo principio di Avogadro, lui interpretava brillantemente tutte queste evidenze sperimentali. Cioè, se un litro di cloro contiene lo stesso numero di molecole di un litro di idrogeno, se questi due litri di gas sono misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, noi abbiamo praticamente che ogni molecola di cloro reagisce con una molecola di idrogeno e poi chiaramente abbiamo due molecole di acido cloridrico. Vedete, questa, diciamo così, il principio di Avogadro ci permise di capire anche un'altra cosa. Permise di capire che la molecola dell'idrogeno e del cloro erano delle molecole biatomiche. E perché? Se fossero state delle molecole monoatomiche, da una, diciamo così, da un litro di cloro e un litro di idrogeno, quanti litri di acido cloridrico avremmo avuto? Avremmo avuto un litro di acido cloridrico. Invece il fatto che ne abbiamo avuti due, che cosa ci dice? Come può essere spiegato? Può essere spiegato soltanto col fatto che queste molecole sono biatomiche. Ripeto, adesso, non facendo il percorso che ha fatto Avogadro, che Lussac e compagnia, dice, vabbè, grazie, magari ci voleva. Però se questo non sapeva che la molecola era così, quella è stata la maniera di capire che l'idrogeno, il cloro
l'ossigeno e l'azoto avevano tutti quanti delle molecole di atomi. Così come pure, ragazzi, il fatto che si rilevava che un litro di ossigeno reagiva con 2 litri di idrogeno e dava origine a 2 litri d'acqua, purché tutti quanti questi volumi fossero misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, sanciva inderogabilmente il fatto che un litro praticamente di ossigeno doveva contenere lo stesso numero di particelle di un litro di idrogeno. Altrettanto praticamente per l'azoto e per l'idrogeno che danno origine all'ammoniaca. Quindi praticamente se noi vogliamo andare a esprimere come una legge matematica questo principio di Avogadro, che vi ripeto, il principio di Avogadro che cosa dice? Il principio di Avogadro dice che volumi uguali di gas diversi misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione contengono lo stesso numero di molecole. Poi, a questo punto lo sapete pure qual è questo numero di molecole, è proprio il numero di Avogadro che fu, diciamo così, chiamato così proprio in onore di questo chimico torinese, 6,022 per 10 alla 23esima. Va bene? Quindi se noi vogliamo andare a esprimere con una legge, che cosa dobbiamo dire? Ovviamente dobbiamo dire che il volume occupato da un gas sarà direttamente proporzionale al volume, diciamo così, al numero di moli del gas che noi stiamo considerando. Quindi se noi chiamiamo il volume molare del gas, lo chiamiamo con questo V, con questo accento circonflesso sopra, il volume del gas sarà uguale al prodotto del numero di moli per il volume molare. Cioè però praticamente, quindi scriviamolo fra le leggi che ci servono dopo per ragionare un pochettino. Noi abbiamo quindi che a temperatura e pressione costanti abbiamo che il volume di un gas è uguale al prodotto del numero di moli per il volume molare. Però, diciamo così, c'è ancora un'altra conseguenza della ipotesi di Avogadro, è che praticamente se volumi uguali di gas diversi, purché misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, contengono lo stesso numero di molecole, è vero anche, diciamo così, il viceversa. Qual è il viceversa? Numeri di molecole uguali di gas diversi, o anche possiamo dire numeri di moli uguali di gas diversi, purché la loro temperatura e la loro pressione sia la stessa, occupano un volume uguale, chiaramente. Cioè, se volumi uguali di gas diversi contengono lo stesso numero di molecole alla stessa temperatura e alla stessa pressione, è vero anche il viceversa. Uguali numeri di moli alla stessa temperatura e alla stessa pressione occupano lo stesso volume. Cioè, per dirla con una terminologia matematica che io schifo profondamente, è una corrispondenza, come si dice, biunivoca. È chiaro? Allora, praticamente, questo che cosa ha come conseguenza? Come conseguenza ha il fatto che noi possiamo andare a definire il volume normale di una mole di gas. Normale che cosa significa? Significa che noi andiamo a definire delle condizioni standard. Diciamo che il definire delle condizioni standard in termodinamica, in termodinamica chimica in particolare, è una cosa importantissima. Allora, le condizioni standard per i gas vengono definite dicendo che la temperatura è 0 gradi centigradi, alias 273,16 gradi Kelvin, la pressione è 1 atmosfera, e praticamente noi abbiamo che il volume di un gas ideale alla pressione di 1 atmosfera e alla temperatura di 0 gradi centigradi, cioè 273,16 gradi Kelvin, è uguale a 22,410 litri. Quindi possiamo scrivere che, ripeto, questa è una conseguenza dell'ipotesi di Avogadro, del principio di Avogadro. Quindi il volume molare di un gas
quindi il volume, chiamiamolo così, volume, così, il volume molare di un gas, sì, a temperatura 273.16 gradi Kelvin e pressione 1 atmosfera, quindi in condizioni normali, risulta uguale a 22.410 litri, va bene? E praticamente noi abbiamo che se noi prendiamo un litro di idrogeno, un litro d'ossigeno, un litro d'azoto, più o meno hanno tutti quanti questo stesso volume qui, a dire che il, come si dice, il modello di gas ideale funziona abbastanza bene per tutti quanti questi gas reali. Perché? Perché a 0 gradi, a un'atmosfera, per tutti quanti questi gradi qui, ci troviamo abbastanza lontani dalla temperatura di condensazione. Ad esempio, se lo facciamo per l'ammoniaca, non ci troveremmo tanto bene, perché la temperatura di condensazione normale dell'ammoniaca, mi sembra di ricordare che è meno 17, meno 18, qualche cosa del genere. Quindi 0 gradi è un pochettino troppo vicino, quindi c'è un discostamento dall'idealità abbastanza marcato. Va bene? Problemi? Allora, prima di andare, diciamo così, a considerare tutte quante queste leggi insieme, c'è ancora un'altra, diciamo così, considerazione da fare. E questa considerazione si può considerare una sorta di corollario all'ipotesi di Avogadro, al principio di Avogadro. Questo corollario al principio di Avogadro è noto come regola di Cannizzaro. Cannizzaro chi era? Stanislao Cannizzaro, catanese, assistente del professor Amedeo Avogadro, diciamo, continuò gli studi del suo, diciamo, del suo maestro e andò praticamente a rilevare che i rapporti fra le densità di gas diversi, purché misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, sono uguali al rapporto che si può rilevare fra le loro masse molecolari. Questa è la regola di Cannizzaro. Come vedremo, la regola di Cannizzaro è molto importante perché è una maniera per andare a calcolare la massa molecolare di sostanze incognite. Fatemi ribadire la regola di Cannizzaro. La regola di Cannizzaro recita che i rapporti che si hanno tra le densità di gas diversi, purché misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, sono uguali al rapporto che si ha fra le loro masse molecolari. Diciamo che è una conseguenza immediata. Vediamo subito come esce fuori, perché è una cosa proprio semplicissima. Allora, fatemi cancellare da qualche parte. Cancelliamo di là, Allora, io vi ho detto, abbiamo un gas A e un gas B. Il rapporto tra le loro densità è D con A fratto D con B, giusto? Come è definita la densità? La densità è definita come la massa dell'unità di volume, quindi la massa fratto il volume. Quindi avremo che D con A sarà uguale alla massa del gas A fratto il volume di questo gas, e la densità di B sarà uguale alla massa di B fratto il volume. Ovviamente noi andiamo a prendere volumi uguali, quindi in questa formula che cosa abbiamo? Che il volume lo possiamo andare a semplificare. La massa a sua volta a che cosa è uguale? La massa è uguale al numero di moli moltiplicato la massa
molecolare. Andiamo a effettuare questa sostituzione qui dentro e noi abbiamo che M con A sarà uguale a N con A per M con A, M con A grande, massa molecolare, e M con B sarà uguale a N con B moltiplicato M con B grande. Ma se è vero il principio di Avogadro che asserisce che volumi uguali di gas, e qui abbiamo preso volumi uguali, purché misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, contengono numeri di molecole e quindi anche numeri di mole uguali, N con A sarà uguale a N con B e si semplificano. Che cosa è rimasto? È rimasto proprio il rapporto M con A fratto M con B. Quindi questo, diciamo così, conferma la regola di Cannizzaro, che dice che il rapporto con le densità di gas diversi, purché misurati nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, è uguale al rapporto tra le loro masse molecolari. Questo è un metodo, diciamo così, di calcolo delle masse molecolari che possono, dei composti che possono essere portati allo stato gassoso. Perché? Perché per esempio se io ho che il rapporto fra la densità di un gas ignoto, di cui io non conosco il peso molecolare, e quella dell'idrogeno è, mettiamo 15, va bene? Questo che vuol dire? Che è 15 volte più denso del gas dell'idrogeno. Adesso, poiché noi sappiamo che la massa dell'idrogeno è 2, la massa molecolare di questo gas ignoto quale sarà? 15 per 2, 30. Quindi vi ripeto, quando io vi mostrai quegli esercizi all'inizio del corso di determinazione delle formule minime, delle formule molecolari, vi dissi praticamente, una volta diciamo che è stata determinata la formula minima, per determinare la formula molecolare è necessario conoscere il peso molecolare. Ecco, una delle maniere più gettonate di andare a determinare la massa molecolare di una sostanza incognita è se questa sostanza può essere vaporizzata, può essere quindi portata allo stato di aeriforme, andarne a misurare la loro densità e applicare la regola di Cannizzaro. Va bene? Ci sono problemi? Benissimo. Adesso, tiriamo un po' con le somme di tutte le considerazioni che noi abbiamo fatto. Dunque, andando a fare variare a 2 le quattro grandezze che governano il comportamento dei gas, temperatura, pressione, numero di moli e volume, noi abbiamo queste quattro leggi, alcune sperimentali, altre derivate, diciamo così, dall'ingegno degli studiosi che studiavano questa materia. Adesso se noi le facciamo andare a variare queste grandezze tutte quante insieme, noi che cosa otteniamo? Otteniamo praticamente quella che viene chiamata equazione di stato dei gas perfetti. Diciamo adesso i passaggi matematici per effetto dei quali si passa da queste quattro leggi all'equazione di stato dei gas perfetti ve li risparmio. Diciamo che è una cosa immediatamente intuitiva. Perché? Perché praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo che il prodotto della pressione per il volume è costante, quindi la pressione è inversamente proporzionale al volume e dipende da cosa? Dipende ovviamente dalla temperatura. Il volume di un gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura, così come pure la pressione di un gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta. Il volume occupato dal gas ovviamente è anche direttamente proporzionale al numero di moli, cioè alla quantità di materia che ci sta praticamente all'interno del sistema che noi stiamo considerando. Andando, diciamo così, a far confluire tutte quante queste leggi in un'unica relazione, noi abbiamo che la relazione che esce fuori è PV uguale nRT, dove P è la pressione, V è il volume, N è il numero di moli, T è la temperatura assoluta, R è una costante che viene chiamata costante universale dei gas perfetti.
ovviamente in questa legge noi che cosa abbiamo? Abbiamo che? Pressione e volume sono inversamente proporzionali tra di loro, perché ovviamente se questo è costante, se questo è costante, tutto questo pezzo qui diventa una costante. Quindi è rispettata la legge di Boyle. Se noi praticamente teniamo questo costante e teniamo questo costante, il volume è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta, quindi la legge di Charles pure è rispettata. Anche la dipendenza che lega la pressione dalla temperatura assoluta, se V e N sono costanti, viene a essere rispettata. E inoltre, se la pressione è costante, la temperatura è costante, anche il volume è direttamente proporzionale al numero di moli che è presente nel sistema. Va bene? Adesso vorrei, diciamo così, focalizzare la nostra attenzione su quella costante R. La costante R, praticamente nei passaggi, diciamo così, matematici che si fanno per arrivare a quella espressione, esce praticamente che la costante R è uguale, diciamo così, al volume normale dei gas, cioè quello lì che occupa, alla pressione di un'atmosfera e alla temperatura di 0 gradi centigradi, cioè 273.16 gradi Kelvin, moltiplicato la pressione standard che è un'atmosfera, fratto praticamente la temperatura espressa in gradi Kelvin di riferimento, che è, diciamo così, la temperatura di riferimento è 0 gradi centigradi, quindi sarà 273.16 gradi Kelvin. Adesso, se andiamo a effettuare questo calcolo, abbiamo detto che il volume occupato da una mole di gas a 0 gradi centigradi in un'atmosfera è 22.410 litri. La pressione normale è un'atmosfera, la temperatura assoluta abbiamo detto di riferimento è 273.16, se andate a effettuare questo calcolo vi esce 0,082 litri atmosfera fratto gradi Kelvin. Va bene? Cioè la costante universale dei gas ideali alle dimensioni di litri atmosfera fratto grado Kelvin. Ma litri atmosfera che cosa rappresenta? Rappresenta un, questo vi sfugge, un lavoro, perché praticamente diciamo così, se voi andate a moltiplicare litri per atmosfera, le atmosfere, le pressioni dovrebbero essere espresse come una forza per unità di superficie, vi esce proprio un volume moltiplicato una forza per unità di superficie, vi esce fuori una forza moltiplicata per la lunghezza, alias un lavoro, quindi un'energia. Diciamo che in chimica generalmente utilizzerete il valore della costante universale dei gas ideali con queste unità di misura qui, litri atmosfera fratto gradi Kelvin, e il suo valore è 0,082. È 0,4. Diciamo, in altre situazioni R si utilizza in altre unità di misura. Generalmente, se si utilizza calorie fratto gradi Kelvin, le calorie sono ovviamente un'energia, è 1,987 calorie fratto gradi Kelvin, oppure se si utilizzano i joule fratto grado Kelvin, sono 8,31 joule fratto grado Kelvin. Adesso, a seconda del tipo di problema che voi state affrontando, dovete stare abbastanza attenti a quale tipo di unità di misura vi dovete andare a riferire. Diciamo, io vi aiuto dicendo che per quasi tutti i problemi che compaiono nella chimica si utilizza sempre la R espressa in litri atmosfera fratto grado Kelvin. Però quando voi avrete a che fare con altri tipi di problemi in altre materie, in termodinamica, termodinamica applicata, in fisica tecnica, R non viene più espressa in litri atmosfera fratto grado Kelvin. Generalmente viene espresso in calorie fratto grado Kelvin o in joule fratto grado Kelvin. State sempre molto attenti. A questo proposito vi do, diciamo così, un consiglio, un avvertimento. Qual è?
Se voi avete qualche minimo dubbio sulle unità di misura da usare, che cosa dovete fare? Dovete andare a fare l'equazione dimensionale. Cioè, in poche parole, cavoli si sommano, si sottraggono, si moltiplicano con altri cavoli, non con le patate o con le mele, è chiaro? Quindi allora, se voi, diciamo così, avete delle grandezze espresse in una certa maniera, se voi avete le grandezze del sistema espresse come calorie, allora l'R che ci dovete andare a mettere in quel problema sarà calorie fratto grado Kelvin, è chiaro? Se invece la avrete in joule, dovete andarla a mettere in joule fratto grado Kelvin. State sempre molto attenti a tutte quante queste cose. Va bene? Poi da questa espressione fondamentale dell'equazione di stato dei gas perfetti ne derivano tante altre. Quali sono queste tante altre? Vabbè, ora ve le faccio vedere, diciamo sono immediate. Ad esempio potete andare a scrivere l'equazione di stato dei gas perfetti come PV fratto T uguale NR. Adesso questo è valido in uno stato che possiamo andare a definire 1, ma questo è altrettanto valido in un altro stato diverso che possiamo andare a definire 2. Quindi possiamo anche scrivere V2 fratto T2 uguale NR. Quindi questo da che cosa scaturisce da questo? Scaturisce che V1 fratto T1 è uguale a P2 fratto T2. Oppure vediamo qualche altra forma in cui può essere espressa l'equazione di stato dei gas perfetti. Scriviamo. IV uguale NRT. Triste, vabbè, che dobbiamo fare. Io per esempio N lo posso scrivere come M fratto M. Lo andiamo a sostituire qui dentro e noi che cosa abbiamo? Abbiamo PV M fratto M RT. Se io V lo porto al secondo membro, cosa abbiamo? Abbiamo P uguale M fratto V che moltiplica RT fratto M. Ma M fratto V a che cosa è uguale? Alla densità. Quindi possiamo anche scrivere DRT fratto M grande. Oppure, che cosa altro possiamo andare a fare? Guardate qui. PV è uguale a NRT. Se io praticamente V lo porto al secondo membro, posso scrivere P uguale NV fratto RT. NV che cosa rappresenta? Rappresenta il numero di moli per litro ed è una maniera di andare a esprimere la concentrazione, come vedremo fra poco. Per cui, andando a porre C uguale N fratto V, avremo anche che P sarà uguale a C per RT. Va bene? Allora ragazzi, io darei 5 minuti di pausa, poi facciamo la legge di Dalton e la teoria cinetica, e finiamo i gas, va bene?